cosa del genere. Peter Stramurti in vantaggio per 3-0 contro la squadra Gnu, che adesso mette la palla in mezzo. Di Tommaso allontana e fa partire il contropiede dei suoi. Ancora Di Tommaso, fa un doppio passo, tiene ancora il controllo della palla, poi se la trascina in fallo laterale. Rimessa in gioco per i blu con il numero 9 Fara, che chiede e ottiene lo scambio. Poi Mirabella, Rude, ferma tutto in fallo laterale. Ancora Fara, la gioca per il numero 18 che la Cecere, la mette all'indietro, si ricomincia ancora con Avolio. Lungo in avanti, fa buona guardia a Policane. Palla per la spinta. Patierno, che aveva controllato con il petto. C'è il gol, prende di sorpresa anche noi delle telecamere, in maniera un po' ingenua subiscono questo gol la squadra Gineo, tutti che si dimenticano di mettersi davanti al pallone. E Giuliano, da navigato giocatore del torneo qual è, andato a calciare sorprendendo tutti per il 4-0. Seguiamo Regine per Di Tommaso, buono il lancio ancora per Patierno, anticipa tutto il capitano Avolio. Per il portiere Cecere, lungo in avanti, Giuliano ferma tutto, ancora Giuliano, forse con un braccio, non è così per l'arbitro, si continua, Giuliano, il rimpallo lo sfavorisce, la rimessa laterale per Colucci che potrebbe rinviare lungo, così è con il destro, lungo, cercare ancora Fara, Cecere, ferma tutto Mirabella con l'aiuto di Tommaso, ancora Mirabella, serve ancora Di Tommaso, Giuliano ha un po' di spazio, potrebbe calciare, Giuliano, due tempi, Cecere. Adesso va il rinvio, seguiamo l'ultima prima di chiudere, però il rinvio sbagliato per Giuliano, poi Cecere la recupera, prova a calciare, che incrocio dei pali da parte di Cecere, avrebbe potuto riapirla, peccato davvero. Punteggio che vede 4-0 Kite Stramorti, chiudiamo qui il nostro collegamento. È una foto, è una foto, eh? Siamo con Mirabella, il leader di Kite Stramorti, prima vittoria per 15-3, davvero roboante. Capitano, due commenti per questo match. Vabbè, non eravamo scarsi, però non eravamo più felici. Questa è una fantastica. Originale quello commento. Quindi dopo questa vittoria potete già cominciare a fare bilanci, obiettivi finali, personali. Obiettivi obiettivi. Questo si cosa, in 6 mesi qua. Vai, riscaltare subito, dacci un commento su questo match. Obiettivo e coerente. Vincere, obiettivo prima attese, vincere. Obiettivo personale sia in una serie che nell'altra? E tanto usiamo più di volta, non è che... Va benissimo, voglio